Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come avete letto dal titolo sarà il video riguardante tutti gli ultimi prodotti che ho terminato. Sono tantissimi come sempre, quindi iniziamo subito. Ho avuto la possibilità di ricevere, grazie a Sephora Collection, questa maschera, che sono praticamente dei guanti. Aprendo la confezione, che è praticamente questa qui, ossia l'avocado and mask, ho trovato appunto questi due prodottini, che sono dei guanti completamente bianchi, anche abbastanza fini, nel senso che comunque non sono molto appiccicosi sulle mani, e all'interno vedete contengono una sorta di soluzione, un liquido che poi a contatto con la pelle appunto diviene una vera e propria maschera. Li abbiamo utilizzati per due volte, una volta io e una volta mia mamma, e devo dirvi che entrambi ci siamo trovate davvero molto bene. Hanno un profumo buonissimo, hanno un inci non proprio ottimo, devo dirvi la verità, comunque dà un effetto di mano liscia, molto profumata, si sente tantissimo il profumo di avocado, ma allo stesso tempo non è molto stucchevole. Sono stata davvero molto soddisfatta, infatti non vedo l'ora anche di provare ad acquistare altre maschere Sephora, anche magari con inci migliore. Secondo prodotto che ho terminato è la mia nuova, in realtà ormai vecchia perché come vedete già l'ho consumata, My Jolie Candle. Sono queste candele che vi ho già fatto vedere in altri video, 100% naturali. Hanno questo packaging esterno molto bello ed elegante, e nello specifico la fragranza che sto provando in questi giorni è quella ai frutti rossi, con, vedete, tantissimi frutti di bosco, di cui si sente tantissimo il profumo appena si accende per tutta casa. È una fragranza buonissima, forse una delle migliori che abbia mai provato dopo quella ai marshmallow, ma una cosa che mi ha stupito è che il sapore predominante, ecco, che ho notato è quello del mirtillo. È infatti una fragranza fresca ma allo stesso tempo molto frizzantina e adatta anche all'estate. Come in ogni candle, naturalmente ho trovato al suo interno un gioiellino. In questo caso ho estratto questa bellissima catenina che ha questo quadrifoglio e un brillantino all'interno. Questo, come tutti i gioielli My Jolie Candle, intanto approfitto per indossarla, hanno all'interno appunto un cadeau Swarovski. Ho anche a disposizione un codice sconto del 10% che vi lascio come sempre qui sopra e giù nell'info box. Proseguendo, ho terminato una maschera viso. In realtà sembra quasi il tubicino appunto di una normale crema, ma è la maschera viso biologica purificante dei provenzali all'argilla verde e all'olio di rosa moscheta per pelli normali e miste. E naturalmente, come tutta la linea dei provenzali alla rosa, è un cosmetico biologico certificato, ha ingredienti ottimi, la confezione contiene 75 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Ragazzi, questa maschera all'argilla è davvero fantastica, soprattutto appunto per il viso. Io la utilizzo moltissimo nelle zone più grasse, ad esempio qui sulle guance, evito magari di metterla sulla fronte perché già ho una pelle molto secca, però devo dirvi che utilizzandola nel tempo ho visto un miglioramento soprattutto riguardo le imperfezioni del viso, in quanto all'inizio le ha semplicemente seccate e poi piano piano da loro sono svanite. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo, adoro questo prodotto, soprattutto appunto lo consiglio a chi ha una pelle più grassa e più imperfezioni. Ho terminato, e devo dirvi un pochettino si sono anche seccati, alcuni smalti. Sono un bel po', quindi cerco di andare più velocemente così posso parlarvi bene di tutti. Ho terminato questi smalti di Sien, sono praticamente questi colori qui, un nude, un bianco, due delle confezioni nuove, quelli che escono con le limited edition, e due sempre limited edition, ma sono quelli, vedete, che hanno le confezioni vecchie. Ragazzi, a me gli smalti Sien piacciono tantissimo, non hanno una durata eccelsa, però per il prezzo che hanno vanno più che bene. E invece un prodotto che ho adorato è questo top coat di Sien, che è quello non effetto gel, quello normale. E invece un top coat che ho adorato è sempre di Sien e è questo effetto gel, che mi piace tantissimo. Ho notato che si sigilla bene lo smalto, che lo fa durare tantissimo, e lo utilizzo spesso, e questo anzi lo voglio andare a ricomprare perché ormai per fortuna è entrato anche nella collezione permanente di make up.
Taupe. Altro smalto che ho terminato è questo di Essie, più che altro questo è secco, è un colore molto molto invernale, color fango, e gli smalti Essie hanno un prezzo un po' più elevato, però ha davvero una durata pazzesca e questo colore mi è piaciuto moltissimo, soprattutto appunto per l'autunno-inverno. Altro smalto fantastico che adoro è questo di Mesauda, infatti mi dispiace tantissimo che si sia seccato perché davvero l'ho utilizzato molto, ha questo color da estivo molto bello e anche questo, come gli Essie, ha una durata molto buona. Non mi è piaciuto invece questo smaltino piccolo di Orli, era un semplice top coat, l'ho comprato mi sembra in fiera a Roma, però ragazze si è seccato subitissimo e non sono proprio riuscita ad utilizzarlo. Il colore invece è un rose gold stupendo. Altro smalto che non ha una durata buonissima ma che mi è piaciuto molto per il colore è questo di Avril, ha un inci ottimo, è uno smalto comunque con inci migliore rispetto a tutti gli altri di cui vi ho parlato in questo video, la durata diciamo è di 1-2 giorni, tende a svanire più facilmente. Terminato con gli smalti vi parlo di un profumo, mi hanno regalato in profumeria questo campioncino del profumo Cartier La Panthère, però non è La Panthère classico, quello di cui vi ho parlato anche nel video di Natale, ma è la versione Eau de Toilette, un po' più leggera e diciamo dolce ma allo stesso tempo fresca per l'estate. Devo dirvi che preferisco La Panthère Classic perché, come sapete, è il mio profumo preferito, soprattutto per l'inverno. Questo lo vedo abbastanza simile, ma per i miei gusti è troppo fresco, troppo poco dolce. Preferisco profumi appunto molto più dolci perché tendo ad inacidirli molto. Il mio pH della pelle, ho notato che nel corso del tempo tende a far sentire le note più agri e a mettere da parte quelle dolci. Quindi se vi piace diciamo un profumo più fresco, più estivo, ve lo consiglio, altrimenti se siete più da profumi dolci secondo me non è per voi. Un altro prodotto che ho terminato e che avete visto anche nell'ultimo video haul sono queste salviette struccanti di Sien, le Facial Wipe Refreshing, la confezione da 25 salviette, le adoro, hanno un inci ottimo, struccano benissimo il viso, hanno un prezzo super onesto, spesso sono anche in promozione e ragazze, cioè io mi sono trovata davvero benissimo e ve le consiglio assolutamente. Il penultimo prodotto di cui vi parlo in questo video è poi questo balsamo labbra qui, ossia Lios. Praticamente questo è un balsamo labbra che ha inci ottimo, ingredienti al 99% mi sembra naturali e la fragranza che ho preso questa volta è la vaniglia. Devo dirvi che è il secondo EOS che acquisto e con il primo non mi sono trovata molto bene. Questo alla vaniglia, devo dirvi che rispetto a quello ai frutti rossi che avevo provato mi sembra 4-5 anni fa, mi è piaciuto un pochettino di più, anche se devo dirvi non idrata benissimo le labbra. Forse rispetto al precedente questo dà più idratazione alle labbra, però ragazze non è un granché e soprattutto non vale il prezzo che ha. Infatti questo balsamo labbra è sì molto grande, vedete, ha un costo di 9-10 euro. Secondo me comunque si trovano balsami labbra a prezzi migliori e che almeno sulle labbra secche si comportano meglio e sono molto più idratanti. Ultimo prodotto che ho terminato, soprattutto in questi mesi che ho lavorato fuori, è stato il Hand Cleansing Gel della Mercy Andy nella fragranza Lollipop, contiene 30 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Allora, io adoro i gel igienizzanti per le mani di Mercy Andy perché ragazze sono piccolini, fanno anche uno scrub sulle mani. L'unico problema, l'unica nota negativa di questo prodotto, almeno secondo me, è la fragranza, che non mi piace tantissimo. Ho altri 3 cleansing gel di Mercy Andy con cui mi sono trovata benissimo, ma allo stesso tempo hanno una fragranza buonissima. Certo, la stessa cosa non posso dire di questo. Comunque ragazze, con questo è tutto, ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di farmi sapere se voi avete provato questi prodotti, come vi siete trovati. Vi mando un bacio grande, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!